Podcast Italia Network. Quando ho detto ai miei genitori che volevo lasciare il lavoro in TV e tornare a Rovigo, mi hanno mandata dallo psicologo. Sì, sì, ci vengo dallo psicologo, però ci vengo a Rovigo, cioè a Padova, perché il mio psicologo era in Padova. Così intanto ho detto, intanto metto il piede che ritorno qua. Questa non è una favola, è la storia di una crociata. È la crociata di Elisa per il Moscato Fior d'Arancio. Elisa Di Lavanzo è una ragazza alta circa 1,75 m, ha un fisico da modella, gli occhi cerulei e brillanti, i capelli sono castani, lisci, le appoggiano sulle spalle. Un volto sorridente, ha un'espressione di chi ha le idee chiare, ma basate su sogni grandi, audaci. Elisa è bella, sì, e lo è anche nell'anima. A guardarla da fuori vive una vita invidiabile. Una carriera nel mondo dello spettacolo, serate, locali alla moda, vestiti, amici, soldi, fama. Una vita destinata al successo. O almeno così sembrava fino a quella sera del 1999. È primavera, a Roma. È nel suo trilocale vicino al Vaticano. Ed è la sera in cui decide di mollare tutto e voltare pagina. All'epoca lavoravo in Rai e non volevo stare lì, io volevo tornare qua. Ovidio diceva che il vino prepara i cuori e li rende pronti alla passione. Questo podcast racconta proprio storie di vino e di passione. Io sono Laura e questo è Lady Vino. Ormai è buio e l'aria è frizzante. Elisa sta camminando veloce lungo Viale Traiano. Si guarda intorno e pensa, ma di qui sono passata mille volte, magari questa sarà l'ultima. Dei ragazzi la riconoscono per strada, l'hanno vista in TV, alla Rai. Lei sorride, saluta e tira dritto. Ha già avuto quel pensiero pochi minuti prima, alla fine della lezione di recitazione da cui sta tornando. Non rivedrò più quest'aula, ha pensato, questi ragazzi, l'insegnante. Apre la porta bianca del suo appartamento ed entra. È stanca, svuotata, ma in fondo è sollevata. L'indomani non sarà l'ennesima giornata trascorsa tra ore di make-up, prove, cambi d'abito e sorrisi finti. Domani prenderà il treno per Milano e poi per Rovigo. Ormai ha deciso. Torna a casa. Senza aver chiuso occhio di prima mattina, lascia di fretta l'appartamento un po' così com'è. Non porta via i vestiti e non svuota nemmeno gli armadietti della cucina. Mette in borsa i libri, i calici da degustazione e basta. I libri sono quelli sul vino. Elisa aveva iniziato a leggerli dopo aver assaggiato i migliori champagne, quelli serviti alle cene e alle feste glamour dopo le sfilate o le riprese in TV. Quel sapore le ricordava un po' il moscato che la zia le faceva assaggiare da piccola di nascosto. Quelle bollicine, quei profumi. Lo champagne ha il superpotere di trasportarla in qualche maniera a casa, a Rovigo. Lei volta le spalle alla fama, alla carriera, ai soldi, a una vita di probabile celebrità. Il treno per Gianni 35, 5, 4, 7, 30. Quel giorno raggiunge la stazione di Termini, sale a bordo del treno e parte. In quel momento esatto inizia la sua nuova vita e lei a Roma non ci tornerà più, almeno per un po'. Questa non è una di quelle storie della classica attrice arrivata che a un certo punto investe i suoi risparmi in un vigneto perché di questi tempi va di moda, fa figo. No, Elisa sente un richiamo viscerale dentro di sé, come se qualcosa di incompiuto dal suo passato la chiamasse.
Su quel treno che ha appena preso è sfinita dopo la notte insonne, ma non le importa. Lei vuole solo tornare a casa, a Rovigo. Vuole prendere la macchina e tornare a respirare l'aria dei vigneti tra cui correva da bambina, a Baone. Baone è un borgo di 3.000 abitanti, è luminoso, immerso nel verde dei campi coltivati. Ha un campanile alto e stretto, dietro cui si erge una collina a forma di panettone. È verdissima, ma anche un po' spettinata. È in provincia di Padova, ai piedi del Parco regionale dei Colli Euganei. È la primavera del 1999. Elisa lì si fermerà per il resto della sua vita, almeno fino ad oggi. Oggi sono passati 24 anni da quella fuga da Roma. Ogni mattina, con qualsiasi tempo, sole o pioggia, Elisa si alza presto, sale sulla sua jeep e in fondo a una stradina sterrata raggiunge un rustico elegante di due piani. È fatto di pietre rosa, grandi vetrate e un tetto di tegole rosse. È la tenuta Maeli, che sta per Ma, Marna, e Li, Limo. Marna e Limo. Insieme alla trachite vulcanica sono i due elementi del terreno speciale dei suoi vigneti a 250 metri di altitudine, nelle terre bianche del Monte Pirio. È un terreno argilloso e friabile, marrone scuro. Lo raccogli, lo stringi nella mano e senti che la terra fresca si sbriciola, si sgretola. Elisa apre la portiera della jeep, scende. E immersa in mezzo al verde, tira un respiro profondo per assaporare quell'aria frizzante che sa proprio di casa. Davanti a lei il suo nuovo palcoscenico. Nulla a che fare con il set della Rai dove era protagonista anni fa, anzi. È un vitigno che un tempo consideravano tutti un brutto anatroccolo da cui nasce un vino considerato sfigato. Nelle terre bianche del Pirio, una zona considerata sfigatissima fino a anni prima. Tutto quello che veniva da terreni così a nord di marne bianche e trachite, i bianchi non erano considerati. Perché si dice è un vinello da donne. È il moscato giallo fior d'arancio. Sfigato lo era, ma poi è arrivata Elisa e oggi è tutta un'altra storia. Sì, sì, vabbè, questa è la fine, it's the end, okay. Ma cosa facciamo un passo indietro. Come siamo arrivati fino a qui? Quando ho detto ai miei genitori che volevo lasciare il lavoro in TV e tornare a Rovigo, mi hanno mandata dallo psicologo. Me l'ha confidato Elisa e per poco non mi va di traverso il sorso di rosso infinito che sto degustando. È un profumato blend di Merlot e Carmener, Barbera e Cabernet Sauvignon. Lo sto bevendo insieme alle pappardelle al ragù di cinghiale a chilometro zero. Anzi, si parla di pochi metri, dato che l'animale è stato catturato nelle vigne di Baone, dove ci troviamo quel giorno a chiacchierare. Ma perché dallo psicologo? E perché ha scelto di lasciare tutto? Numero 32, dalla Sicilia. Per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro di qualche anno. Per le Miss Eleganza, numero 33, dal Trentino Alto Adige, Chiara Stoffella. Numero 35, dall'Emilia, Natascia Rebecchi. Numero 36, dalla Romagna, Elisa Di Lavanzo. Nel 1997 Elisa è adolescente e partecipa a tanti concorsi di bellezza fino a conquistare un sogno. La finale di Miss Italia nel 1997, appunto.
Poi nel 98 Elisa è tra le prime 6 finaliste di Miss Universo Italia e arrivano i primi contratti, prima come modella e poi come presentatrice TV alla Rai. Elisa ha 20 anni e guadagna oltre 10 milioni di lire al mese, 10 volte lo stipendio dei suoi coetanei. Vive tra Milano e Roma, cavalcando l'onda di quel successo che chiunque vorrebbe. Siamo onesti, ma chi lascerebbe tutto questo a 20 anni? Eppure c'era qualcosa di incompiuto. Lei sentiva che quella non era la sua strada. Ero disorientata, quindi insomma, e non ero neanche felice, perché poi vivevo da sola, sempre da una parte all'altra, e il moroso mi aveva mollato per il far stare con te con una foto la stessa roba, quindi insomma non sono stati gli anni più felici. Era sempre stressata tra un provino e l'altro, costantemente a dieta, cercava di tenere duro ma stava arrivando al limite. Durante le serate mondane, lo champagne era l'unica gioia. Le dava emozione sentire gli aromi e le sfumature di gusto. Quello champagne che le ricordava la sua infanzia, con la zia che glielo faceva assaggiare di nascosto. Quello champagne che in qualche modo sapeva di casa. La affascinava a tal punto da iniziare di nascosto un corso di avvicinamento al vino. Una sera nel suo appartamento in affitto vicino alla fermata della metro Cipro Musei Vaticani realizza definitivamente che la sua vita così non va. In quel preciso istante sta leggendo un manuale per principianti, diciamo l'ABC della degustazione. Davanti a lei, appoggiati sul tavolo bianco della cucina, ci sono i calici con i vini pronti da esplorare. Ne prende uno e lo avvicina al naso. Qualcosa che coinvolge, sorprende ed emoziona le invade le narici. Ma non c'è nessuno con cui può condividerlo. Lo deve assaporare di nascosto, in solitudine. Ed è quella solitudine improvvisa che la fa decidere una volta per tutte. Basta. Chiude il libro, si alza e inizia a organizzare ciò che accadrà dopo pochi giorni, il suo ritorno. Il problema è che segue più l'istinto di sopravvivenza che un piano preciso. Dal successo in TV non si sa bene a quale altro destino. Ed è per questo che i suoi genitori, quando se la ritrovano in casa, si preoccupano per la sua salute mentale. Sì, ci vengono dallo psicologo, però ci vengono vivo. La strada è ancora lunga, ma quell'istinto è giusto. Elisa non è destinata al mondo dello spettacolo, ma il suo di spettacolo sarà un vino. Sarà il moscato giallo fior d'arancio. Una volta tornata da Roma a Rovigo in fretta e furia, si butta a capofitto nello studio per il diploma da sommelier. Forse il vino può essere la sua nuova vita. La sua stanza è rimasta come l'aveva lasciata anni prima. Elisa stacca i poster dei cantanti dalle pareti e attacca le mappe delle denominazioni dei vini. Toglie i trofei dei concorsi di bellezza dalle mensole e mette atlanti, manuali di degustazione e bicchieri di cristallo. Trascorre notti e giorni con la testa bassa sui libri e con il naso nel calice per respirare quel sapere, quei profumi. Quel che sente essere il suo nuovo mondo, anche se non lo conosce bene. Nel giro di un anno, Elisa diventa sommelier professionista. Se c'è una cosa che sa fare, oltre a studiare, è gareggiare. Si iscrive quindi al concorso Charme Sommelier, una gara nazionale ideata da un imprenditore del vino, un personaggio che lascerà il segno nella sua storia. Si chiama Gianluca Bisol. Gianluca Bisol è un uomo distinto, elegante, con dei baffi che sembrano scolpiti e che si arricciano all'insù alle estremità come i giovani tralci della vite. Bisol ha una cantina storica in Valdobbiadene, produce prosecco, ma si dedica anche a vere e proprie imprese estreme nella viticoltura, come recuperare la Dorona, l'uva di Venezia e coltivarla nella laguna, o impiantare il vigneto più in alta quota d'Europa a Cortina d'Ampezzo. Gianluca è un visionario.
Di fronte a lui, al concorso Charme Sommelier, Elisa sbaraglia la concorrenza. Lui resta folgorato dal suo carisma e le loro vite si sfiorano. Non sanno ancora che sono destinati a condividere una crociata, quella del moscato giallo fior d'arancio. Poi succede che un mio amico dell'università, di Rovigo, della società, mi chiama e mi fa: ah, hai premiato la mia amica concittadina, conterranea? Beh, ma allora adesso veniamo a trovarti in cantina insieme. Con il titolo di Charme Sommelier, Elisa trova il primo lavoro nel settore. Un noto distributore di vini francesi e di qualità la assume come agente per il Veneto. Ogni giorno indossa un bel completo, i tacchi a spillo con cui sfilava in passerella e la camicia inamidata. Impugna una valigetta piena di campioni e listini e macina centinaia di chilometri in auto per piazzare i vini nei migliori ristoranti e hotel della regione. Ma c'è qualcosa che non le torna. I vini francesi blasonati che vende le sembrano impersonali. Presto si stanca di raccontare di etichette alla moda. Perché non provare invece a vendere i vini delle cantine artigianali, locali, dei colli euganei? Come un magnete con il metallo, il suo pensiero torna spesso tra le vigne di Baone. Nei fine settimana si toglie il tailleur e le scarpe col tacco, infila i jeans e le sneakers e visita una ad una tutte le cantine artigianali della sua zona. Chiacchiera con i vignaioli, fa tantissime domande, assaggia, impara, respira il profumo di casa. Ma che sia la vigna il suo habitat? Ed eccolo il suo destino che si avvicina. Riscopre, stavolta con la consapevolezza di una sommelier, il moscato fior d'arancio, quello della zia, quello di quel vitigno che in tanti considerano sfigato. È lì che scatta la scintilla che metterà il turbo alla sua crociata. Il moscato fior d'arancio, sotto tutta quella dolcezza, nasconde un sapore salato, minerale. È una combinazione unica che diventa la nuova ossessione di Elisa. Lei si mette in testa di provare a piazzare un vitigno sconosciuto locale, il Thai Rosso, nella carta dei vini del più prestigioso hotel di Abano Terme, il President, quello con le Ferrari e le Porsche parcheggiate fuori. Il suo ragionamento è questo: se accettano un buon rosso locale, poi sarà più facile entrare con il moscato fior d'arancio, il suo chiodo fisso. Elisa, per 6 mesi, fa la posta al manager del ristorante dell'Hotel President. Finalmente, dopo tanto penare, ottiene un appuntamento. Va dalla parrucchiera, ha i capelli setosi e perfettamente in piega che le incorniciano il volto. Si trucca con un trucco leggero, si guarda nello specchio prima di uscire, sorride sicura, è carica a molla. Non vuole mancare il colpo, vuole arrivare pronta, splendente e vincente al colloquio con il manager per convincerlo a comprare il Thai Rosso. L'appuntamento è alle 11, lei arriva alle 10.46. Appuntamento alle 11, arrivo alle 10.46, arrivo dentro, in dispensa, tutta carica. Passa 10 minuti, era dicembre, vedo nessuno. 11.10, non arriva nessuno. 11.15, nessuno. 11.30 inizia il servizio, perché poi ad Ama non mangio presto. E non cameriere avanti e indietro, io lì così. A un certo punto si gira uno e fa: ma cosche fai qua? Dove che se faccio? Eh no, ma io ho appuntamento con Franco, mi fa nome se Franco. Faccio: ma perché non c'è Franco? E ciò mi fa: no, perché lei è malata, il febbre, non disemina. Faccio: ma no, ma aspetta, ma perché non mi dico? Cioè, mi è montata una roba che non riuscivo. Ho fatto talmente una scenata, cioè ero diventata fucsia, e mi fa: non so cosa fare, te mando dal direttore. Bravo, gli ho detto. Come una furia, entra nell'ufficio del direttore, Massimo Sabbion, e inizia a parlare a mitraglietta. Io non parlo
con Desiderio. Recita tutta la filippica che si era preparata per piazzare i vini, praticamente lo travolge di parole. Il direttore rimane intontito per qualche secondo, guardandola come se lei venisse da un altro pianeta. Si schiarisce la voce e risponde timidamente. Scusi, ma io non so niente di vino. Sono assegno. Si è seduto e è rimasto così in silenzio per mezz'ora. Poi da un colpo di tosse mi fa: scusa, ma io non so niente di vino, sono assegno. No! Cala il silenzio. Elisa, che non sa più che cosa dire, cerca con gli occhi una via di fuga, considerando per un secondo anche la finestra. È lui a rompere il silenzio. Però, se posso dire una cosa, sento che c'è una grande passione in lei. Magari potrebbe considerare di lavorare per me? Elisa ribatte subito. No, non mi interessa lavorare nei ristoranti, grazie lo stesso. Si sta per avviare all'uscita sentendo già il bruciore di quella delusione per la missione fallita, quando Sabion la incalza di nuovo. No, ma non è qui che pensavo, Io ho rilevato un'azienda con un vigneto. Le si stringe lo stomaco. Si volta di scatto. La conversazione diventa improvvisamente interessante. Massimo Sabion aveva rilevato un'azienda nelle terre bianche del Pirio. Il terreno è di marne bianche, trachite e limo. Era considerata un'area non appetibile perché all'epoca, prima metà degli anni 2000, andavano di moda i tagli bordolesi, cioè vini rossi importanti, fruttati, di Cabernet Sauvignon e Merlot, che in zone troppo a nord e troppo calcaree come quella non venivano affatto bene. Sabion aveva quindi acquistato la tenuta a titolo di investimento, dato che veniva dismessa, ma non aveva nessuna idea di cosa farne. Se ha 10 minuti adesso le faccio vedere, dice Sabion a Elisa. Elisa sale sulla Range Rover di lui più per gentilezza che per reale interesse. È ormai mezzogiorno e iniziano a salire su per le colline attraverso stradine assurde. A un certo punto arrivano in cima e lei resta a bocca aperta. Da un lato scorge la laguna di Venezia. Dall'altro le Dolomiti, uno spettacolo. Enrico, sì, ma è tutto bello, ma come sono le vigne? Mi fa, guarda, sono lì sotto. Guarda, ma io sono lì sotto, tutti i rovi. Oh. Fa, sono lì sotto. E beh, gli faccio, e io cosa dovrei fare? Sabion spiega che bisognava partire da zero, pulire i vigneti, vedere che cosa era rimasto e decidere il da farsi. Un progetto completamente da scrivere. Questa era l'opportunità che offriva. Elisa risponde che ci deve pensare, anche se in cuor suo sa già che accetterà. È l'occasione che aspettava per avvalorare tutte le sue teorie sul moscato fior d'arancio dei Colli Euganei, sui terreni perfetti del Pirio. Potrà finalmente produrre il suo vino, anche se non sa ancora come. Si prende 24 ore di tempo giusto per non accettare così su due piedi in mezzo ai rovi senza discutere i risvolti pratici. Ecco quindi come un appuntamento mancato e una missione apparentemente fallita l'hanno portata a una svolta radicale nella sua crociata per il moscato fior d'arancio. Se pensi però che la strada ora sia in discesa, ti sbagli di grosso, perché siamo solo all'inizio della salita. Lady Vino è un podcast di Laura Donadoni, realizzato con Podcast Italia Network. Voce e testi di Laura Donadoni. Editing e sound design Matteo Ranzi. Tutte le altre informazioni sono indicate nella sinossi di questo episodio.